Siamo stati immigranti dagli Stati Uniti, siamo venuti in Italia quando Vicky, la chiamavamo Vicky come vezzeggiativo, e aveva 6 mesi quando eravamo venuti qua. E possiamo dire che è proprio una valenzana, era una valenzana. Tra parentesi, quando è venuta negli Stati Uniti l'anno scorso a visitarmi, la prima cosa che mi chiese è: ma dove sono qui i bar, i coffee shop? Ma dov'è che si va a prendere un caffè? E dov'è la gente? Non si vede nessuno qui, sono tutte macchine, case. E io guardavo come: che cos'è che non va? Che cos'è che non va? E lei dice: io non potrei mai abitare qua in California. Adesso che sono qui da circa 1 mese e mezzo, mi sto abituando a questo genere di vita, che si esce fuori da casa e si vede gente e ti vengono appresso e ti abbracciano. Non solo perché siamo in uno stato di dolore, in uno stato di agonia per la mancanza di Vicky, ma la gente italiana, le persone italiane sono così molto, molto generosi, molto. Li trovo non come gli americani, è una cosa molto bella vedere come ti accolgono. Sei totalmente una straniera, eppure ti accolgono in casa, ti fanno da mangiare. E cosa possiamo aiutarti? E come possiamo fare qualche commissione per te? E non sanno cosa fare per far sì che tu abbia la maggiore comodità. E veramente mi sono proprio sentita così bene qui, malgrado la situazione. Mi sono sentita molto amata, molto. In inglese diciamo taken care of, nel senso che hanno fatto tutto per me, purché io stia comoda, purché io sia felice, purché io non abbia qualche scomodità. E ve ne sono proprio grata. Voglio dire a tutti quelli che vedono questo video quanto sono grata a voi che mi avete sostenuta, a voi che avete sostenuto Vicky tutto questo tempo di malattia e di dolore. C'era anche un po' di serenità. Vicky ha sempre detto che lei è serena e noi dobbiamo essere sereni, perché lei è andata con la serenità al cuore. Perciò vi voglio ringraziare di aver visto questo video e sarò sempre con voi, anche se sarò molto lontano in California. Sarò sempre con voi, siete i miei familiari, i miei nuovi familiari, e con ciò vi dico arrivederci. Lead us to a place, guide us with your